per squalifica. Però detto questo, la partita credo che sia stata una partita molto bella, giocata bene da tutte e due le squadre, si sia divertito il pubblico, e per la Serie B questo è credo un biglietto da visita notevole. Io sono contento della prestazione della mia squadra, vi brucio le domande, vado oltre. Sono contento della prestazione della mia squadra, se non altro perché oltre ad aver fatto un buon giro palla, aver comandato per lunghi tratti il gioco e arrivato al tiro con tanti giocatori diversi e aver preso i gol nella maniera in cui sono stati presi, credo che questo per un allenatore sia un aspetto, non voglio dire facile, non voglio dire semplice, ma non di quelli più complicati da poter correggere. Quindi ci sono cose che appartengono ad una squadra difficilmente correggibili, visto come la dinamica dei gol di oggi, credo che ci sia molto poco da poter lavorare, perché lì veramente, se vediamo il primo, è un cross lento sul secondo palo, facilmente intercettabile. Il secondo, un'incomprensione tra il difensore e il portiere. Il terzo, addirittura su un fallo laterale a favore loro sulla tre quarti campo. Gavazzi su una sponda di Mokolu. Come si dice? Ditela. Mokolu. È sempre stato pure in televisione, l'ho sempre cercato di evitare proprio per non incartarli. Su un fallo laterale lui va a fare la sponda sulla tre quarti, Gavazzi prende la palla e fa 40 metri palla al piede uscendo con pressing di 4 giocatori. Cioè, se questi sono i problemi li risolviamo facili. Quello che invece secondo me noi dobbiamo migliorare moltissimo è il tiro, perché abbiamo fatto oggi tanti tiri e in tanti tiri abbiamo trovato poco lo specchio della porta, e questo non è un aspetto di poco conto. Quindi su questo lavoreremo molto, però devo dire la verità, sullo sforzo, sull'impegno, sul gioco da parte dei ragazzi non ho assolutamente niente da rimproverare. Sugli episodi, gli episodi a volte sono favorevoli, a volte sfavorevoli. Mister, chiedo scusa, Tesser aveva detto alla vicina proprio ieri in conferenza stampa che si affrontavano due filosofie di gioco. Praticamente la sua squadra è molto più tecnica, soprattutto al centrocampo, rispetto all'Avellino cosiddetto operaio. Si può dire alla luce di questa gara che in qualche modo sul piano tattico le ripartenze dell'Avellino abbiano avuto ragione sulla proposizione di gioco della linea? Io sono d'accordo con lei dal momento in cui il giocatore arriva tu per tu con il portiere, ma dal momento in cui c'è una copertura difensiva, c'è marcatura, c'è l'uomo in più addirittura in molte circostanze, allora questa non è una lettura giusta, perché la difesa era sempre schierata, l'uomo c'era. Voi guardate, passo il primo gol, ma il secondo e il terzo gol, dove c'è la qualità dell'avversario in quelle situazioni? C'è una deficienza tua, non una qualità dell'avversario, perché sei in netto anticipo su tutte le palle, cioè sei in netto anticipo sul lancio lungo, che non è poi un lancio ma una palla rinviata buttata lì, e quindi lui si trova giustamente in quella posizione perché fa quel ruolo, ma Biraschi butta una palla lì, non gli va a mettere la palla con i giri contati, cosa che invece fa Oliveira nei confronti di Dimitro quando Dimitro fa gol. Cioè, quindi c'è un assist completamente diverso, la difesa è schierata, c'è un'incomprensione tra il difensore e il portiere, esco io, prendi tu, rinvii tu, lo faccio io, e lì lui si inserisce bene ed è bravo individualmente. Quella di Gavazzi l'ho appena descritta, quindi fa 40 metri in mezzo a 4 giocatori che non gli fanno il fallo tattico, perché lì bisogna fare il fallo tattico, non bisogna fare nient'altro, cioè ostacolare la corsa, andare giù e fine dell'azione, e quindi non permetti nient'altro. Poi è normale che se tu a giocatori sul 3-1 devi comunque spingere un qualcosa, hai già bruciato un cambio perché hai cambiato il portiere, e quindi anche questo ti comporta poi una serie di letture. Se tu hai da dover recuperare due gol con 40 minuti di gioco da fare, obiettivamente qualcosa devi concedere al contropiede dell'Avellino, che mantiene un'impostazione di gioco con due attaccanti e un trequartista. Quindi è fisiologico concedere questo. Però io vi faccio una domanda e vi dico: contatemi tiri in porta del primo tempo dell'Avellino. Quindi lei sta dicendo... No, non sto dicendo niente. Contatemi, no, io vi faccio una domanda: contatemi tiri in porta dell'Avellino al primo tempo. Non ci sono di riporto dell'Avellino, ce n'è uno fuori sulla traversa. No, lei ha detto una cosa bellissima, ma faccia finire, lei ha detto una cosa bellissima, due filosofie di gioco diverse. Questo secondo me è la chiave di lettura bellissima, perché si è vista una bella partita, e questo secondo me è stato per voi anche positivo per il risultato, per noi un po' meno, però è stata una bella partita. Due filosofie diverse che non sono venute a speculare l'una con l'altra, ognuna con le sue deficienze, inteso come assenze, Tavano da una parte, Corbia da noi, insomma ci sono delle problematiche dall'una e dall'altra squadra che fanno parte del gioco e del campionato, però è stata una bella partita, quindi filosofie diverse, rispettabilissime entrambi, dove è uscita fuori una bella prestazione. Ognuno poi sui propri errori deve piangere, perché gli errori hanno determinato però il risultato. Però se ti consente una cosa, prego. In realtà proprio come considerando un po' il complesso di quello che sono le sue dichiarazioni, in realtà diciamo che i demeriti del Latina, secondo il suo avviso, hanno prevalso sui meriti della Avellino. I meriti dell'Avellino sono stati tanti, però noi gli abbiamo dato una mano pure a esaltarli, perché se nel primo tempo non commettiamo due errori clamorosi, obiettivamente nel primo tempo abbiamo tirato noi, loro hanno fatto una ripartenza con un tiro di trotta laterale, quindi
nemmeno tanto pericoloso, cioè, quindi non c'è stata una grande, siamo arrivati in area di rigore 4-5 volte in modo pericoloso, andando a tirare con Olivera, con Amari, cioè, insomma abbiamo fatto il gol, c'è stato un qualcosa. Allora io vi dico, il coefficiente di difficoltà dell'azione gol dell'Avellino con il coefficiente di difficoltà nostro, e l'abbiamo regalato, l'abbiamo regalato, parecchio. Vero, qualche volta nel giro palla molto lenti e lì gli hai permesso di venirti a pressare nella zona centrale e quindi ti sono ripartiti. Le loro ripartenze sono state determinate molto da errori tecnici, proprio di palleggio, di fraseggio. I difensori nostri sono i difensori adatti per caratteristiche anche nei confronti dell'avversario, che aveva due attaccanti di spessore fisico e noi li dovevamo contrastare con questi difensori che poi sono i nostri difensori, che ce ne sono, cioè sono i nostri difensori titolari. Quindi io credo che al di là dei nostri problemi, oggi i due attaccanti dell'Avellino erano quasi incontenibili, cioè noi eravamo sicuri, avevamo preparato la partita con Trotta, quindi eravamo sicuri che Trotta giocasse, che forse magari a livello dinamico non ha fatto la migliore delle prestazioni, però a livello di presenza, di struttura, di impegno e di preoccupazione all'avversario ne ha create parecchie, perché è un giocatore che ti fa salire, ti sa attaccare bene e quindi ha dato anche una mano a... come si chiama? Mogulu. Gli ha dato una mano notevole. Ti autorizziamo a chiamarlo Ricco Lucciano. No, mi viene difficile, è una cosa che mi viene difficile. E quindi era difficile contrastarli. Poi se per di più giochi un calcio un po' aperto, come abbiamo fatto noi, poi loro gli spazi si esaltano, però non è che noi volevamo fare una cosa e non volevamo farne un'altra. Vai sotto, devi per forza fare la partita e lasciare gli spazi, non c'è altre soluzioni. Avessimo avuto un cambio in più, probabilmente avremmo fatto anche qualche altra cosa. Questa lei, in altre resti, in altre contesti, ha detto che l'Avellino può ambire addirittura la promozione diretta. Confermo. Qualche problema all'inizio per la struttura, smaltire la grossa struttura fisica dei suoi giocatori. Che ne pensa dopo la partita di oggi? Confermo quello che ho detto. Hanno fatto un mercato importantissimo, hanno preso un allenatore importantissimo, hanno Gavazzi e Tavano, non li prende uno qualunque, li prende chi ce li può permettere. Hanno mantenuto un'ossatura importante lo scorso anno, hanno inserito dei giovani di valore. La piazza non la devo descrivere io, perché anche oggi insomma si è visto quello che è Avellino a livello di tifoseria. Sì, ma sono stato un anonimo proprio passato così per sbaglio, cioè nel senso proprio non so nemmeno che se qualcuno se lo ricorda, forse mio cognato che abita lì. Sì, ma proprio. Quindi detto questo, forse la mia presenza qui, il fatto che mi chiamo Somma, era più legata al fatto di Somma, capisci? Cioè, più riconosciuta perché magari per questo piuttosto che per altro. E quindi confermo questa qualità dell'Avellino, perché sono convinto che è una squadra che nel lungo termine, in un campionato così difficile, la loro capacità tecnica, tattica, fisica, anche caratteriale, insomma, alla lunga verrà fuori. Sarà sicuramente una delle protagoniste, ma non penso diversamente, anche perché me lo permette la rosa di fare questo ragionamento, la rosa dell'Avellino e tutto l'ambiente Avellino che io conosco perfettamente, insomma. Quindi la ritengo una delle protagoniste. È stato più facile allora parlarne che affrontarla? Le preoccupazioni ce n'erano tante, pensavo di andare incontro a tanti problemi, non pensavo di prenderli così gol, magari pensavo di prenderli diversamente, non così, forse pensavo di prendere un gol sul calcio d'angolo perché c'era molta apprensione da parte nostra sui calci d'angolo per la loro capacità e i loro centimetri in area di rigore, quindi questa era una grossa preoccupazione per noi. Non mi aspettavo, forse di tutto non mi aspettavo il secondo gol, quello forse in assoluto è stata la cosa che più di tutte ci ha messo in grande difficoltà, il secondo gol è stato micidiale. Va bene? Grazie a voi, buona serata e bocca al lupo. Questo è tuo? Possibile avere 23 41 0 aspetta 23 41 0. Mi manda un messaggio se non lo rispondo. Sì. Bene, complimenti.